Hallo? Hallo? Hallo?
Hello.
Test, 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 test. Un cordiale buonasera a tutti gli amici palamanari, un po' tutta Italia. Sicuramente questa sera anche ci saranno tantissimi spettatori davanti ai PC a Conversano a vedere questa partita tra Nord e Sud. Parliamo della partita tra l'Eppan Sparer contro il Conversano, valevole per la 1 Beretta. Prima dell'incontro un paio di nozioni, intanto gli arbitri sono i signori Prandi Simone e Ambrosetti Fabio. Il Conversano prima di questa partita ha 5 punti in vantaggio sul Sassari, ma ha ancora 7 partite da giocare, per cui lo scudetto non è ancora matematicamente raggiunto. Come detto, hanno ancora 7 partite da recuperare. Il Sassa si ritrova con 34 gol, però questa sera ha vinto contro il Bressano fuori casa, per cui va a 36 punti. Per cui anche il Sassari è ancora in lotta per lo scudetto. Poi ci sono una marea di squadre che lottano per il terzo posto. Intanto il Bolzano che ha 30 punti, che però questa sera ha vinto e va a 32 punti. Ha vinto contro il stanno ancora giocando. Poi c'è il Fasano a 28, il Siena a 28, poi è il Bressano a 26, che è rimasto a 26 perché ha perso questa sera la partita con il Sassari, il Merano e il Cassano a 24. Come dicevo, queste 6 squadre sono ancora in lotta per il terzo posto. Il fondo classifica ha fatto un grandissimo passo in avanti per quanto riguarda la salvezza, pure il Brixen, che ha vinto in casa facilmente con il Fondi. Il Fondi sicuramente con questa sconfitta potrebbe già dare l'avvio a questa Serie A1, in quanto mancano poche partite da recuperare. Dicevo del Trieste, poi dell'Eppan, dell'Albatro, del Cinguli e del Fondi. Questa sera l'Albatro sta vincendo momentaneamente contro il Cinguli fuori casa. Il Fondi ha perso e vediamo come va a finire la partita in casa qua ad Eppan, a Piano, tra la blasonatissima squadra della Conversano, che fino adesso ha perso solamente una partita, pareggiandone un'altra. E poi stasera c'è ancora alle ore 20 il Molteno che gioca contro il Trieste. Pure quella è una partita molto molto importante, soprattutto anche per il Trieste, che non può più fare altri punti. Ricci, prima della partita, tu di che umore sei? Ma intanto ci siamo, Otto, grazie, un cordiale buonasera a tutti che ci guardano. Questa partita chiaramente
Parliamo di sogni per pensare di fare due punti contro la capolista, contro quella che probabilmente vince il campionato. Comunque tentiamo il tutto per tutto, ci siamo tutti e per cui siamo al completo, possiamo giocare. Chiaramente abbiamo un po' il coltello al collo perché dovremmo cercare di tirare fuori almeno uno e se Dio ci guarda anche due, però bene. Ci vogliono tutti i santi qui. Ci voglio tutto e vediamo come il Conversano si presenta con De Giorgi, Di Caro, Di Giandomenico, Giannoccaro, poi Hamzic, La Viola, Lupo, Nelson, Pignataro, Radovcic, Rossetto, Rosso e Sciorci, con l'allenatore Tarafino in panchina. E Leppan questa sera al grande completo. Si ritrova con Philipp Treuerhofer, con Bernd Morandell, Hannes Lang, Alexander Semikov, Alex Widenhofer, Thomas Branch, Modesta Starolis, Omar Santinelli, Dragan Slepcevic, Andreas Pircher, Stefan Unterhauser non c'è, Jan-Niklas Oberauch, Simon Singer, Samuele Bortolot, Christian Raffl, Mattias Sepp e Starcevic Ratko. Nelle ultime tre uscite dell'Eppan abbiamo visto veramente un cambio di rotta dal punto di vista della tecnica e dell'approccio alla partita, sperando anche per questa sera. La squadra ha fatto un'ottima partita a Sassari, essendo anche stato in vantaggio, e ad un paio di minuti dalla fine la squadra era in parità, poi alcune piccolezze hanno fatto sì che l'Eppan doveva tornare con zero punti. Comunque la partita con il Sassari può dare veramente degli grandi spunti e anche di fiducia alla squadra gialloblu, allenata come sempre ultimamente da Sigi Prentki. Allora, tutti in campo, si aspetta solamente il fischio, è stato dato dall'arbitro Prandi Simone, coadiuvato da Ambrosetti Fabio. Speriamo in una bella partita, speriamo in una partita senza grandi problemi di infortuni, speriamo in una partita tecnica, una partita veloce con tanti gol. E per quanto riguarda l'Eppan, speriamo naturalmente di prendere i due punti, che sarà molto difficile in quanto il Conversano non si lascerà pregare per due volte per andare a cercare di vincere questa partita. Fallo di Hamzic su Semikov. Come sempre la 6-0 del Conversano è molto compatta, soprattutto al centro dove c'è Hamzic e Lupo, e in questo caso ha fatto il fallo anche lo svedese Nelson su Jan-Niklas il mancino al centro dell'Eban, palla persa di Semikov, controattacco veloce, però è stato ripreso benissimo da Starolis, palla persa pure per il Conversano, attacco e tiro sotto mano molto molto bello di Starolis, che porta in vantaggio l'Eban per 1-0 con un tiro sotto mano che ha beffato l'ottimo portiere di Giandomenico Pasqualino del Conversano, che quest'anno è il primo portiere della squadra pugliese. Vediamo Hamzic al centro con De Giorgio al terzini, arriva da dietro Nelson, entrata di De Giorgio, gioca il 2-1, la parte sinistra in attacco. Niente di fatto per l'Eppan, controattacco veloce, comunque Semikov che ha la palla, schiaccia per Singer e si fa parare un tiro di Giandomenico. Peccato perché l'azione era molto buona, era molto fluidificante ed era un bel passaggio Semikov per la sua ala. Comunque Giandomenico è un professionista portiere, sappiamo tutti che ultimamente ha fatto dei vantaggi e si è sviluppato molto bene.
Comunque bel passaggio di Starolis all'ala sinistra, Widenhofer, che ultimamente è cresciuto moltissimo, ma in controattacco il Conversano si riporta di nuovo in parità. Altra palla per Leppan. È una partita che è nata molto velocemente ed è bello per tutti. Tiro di Branch che va a prendersi un muro da parte di Lupo e di Amcic. Sarà molto difficile andare a tirare davanti a loro perché sono molto molto ben affiatati. La squadra deve assolutamente cercare di allargare il gioco verso gli esterni, anche lavorando con delle combinazioni con il pivot, altrimenti sono problemi. È entrata secondo pivot e qua c'erano i passi che cioè Jan Niklas ha perso il contatto con il pavimento. Benissimo Christian per Leppan che para un attacco veloce di Nelson. Oberauch di nuovo con la palla fluidificante, la palla va lì e tiro e altra paratona di Gian Domenico. Veramente una bella partita fino adesso, Ricci. Ritmi enormi, ritmo alto, qualche errore da parte di tutte e due le squadre, ritmo alto, comunque bello, bello vedere. Intanto in 4 minuti abbiamo visto delle belle cose. Speriamo per tutta la partita. Sempre ancora Amzic al centro con De Giorgio al terzino. Adesso si alza il secondo pivot, passaggio di ritorno a Amzic, De Giorgio che vuole entrare. E fallo su Amzic, però era un fallo di gioco. Amzic incomincia a recriminare, ma qua non c'è niente da recriminare in quanto Dragan Slepcevic si è mosso molto bene e gli ha dato quel contatto che nella pallamano si può fare. Non era in ritardo, per cui 9 metri. E qua è stato sbagliato in difesa perché Giannoccaro, come pivot di razza che è, le palla persa dell'Eppan, male per l'Eppan perché il Conversano con Radovcic va a siglare il 4-2 e questi palloni persi fanno molto molto male, soprattutto adesso anche all'inizio della partita, anche perché l'Eppan è entrato bene in questa fase di gioco all'inizio e adesso ha preso 2 gol abbastanza stupidi da parte della squadra vestita in verde, che assolutamente vuole cercare di vincere questa partita fuori casa. Altro pallone fregato di Radovcic su un passaggio telefonato di Starolis, che ha sbagliato tutto, ha sbagliato soprattutto il modo di attaccare e ha fatto capire a quel vecchione di Radovcic di intercettare il pallone. Terzo pallone regalato al Conversano che castiga subito questi errori tecnici. E vediamo che è una squadra che lotta alla grande in difesa con Umberto lì davanti. Adesso Starolis attacca, entrata di Jan Niklas che non si fa pregare di giocare l'uno contro uno con Lupo. Si cambia attacco difesa, di nuovo il Conversano che subito va a fare gol con Hamzic su un'entrata di Nelson con un passaggio veloce verso il terzino sinistro che va a sfondare la rete dell'Eppan. Risultato dopo 7 minuti e 20 è di 6-3 in favore della squadra pietese, che fino adesso ha fatto vedere che tutto il lavoro è impostato su difesa, sul portiere, sui controattacchi veloci, e sicuramente il Eppan ha grandi problemi all'inizio adesso
a far fronte a questi, a queste giocate. Giallo intanto per Hamzic, no, per Lupo, giallo per Lupo. Si riprende ancora con Seminkov qua alla destra. Entrata di Starolis che ha problemi, e questo è un tiro forzato di Anniklas che non doveva prendersi, non doveva prendersi questo tiro, perché c'era spazio, c'era tempo a disposizione, poteva optare per altre soluzioni più positive. Niente, e De Giorgio chiama adesso tranquillamente il suo schemino di attacco, la sua idea, che porta il pivot Giannocoro verso la parte sinistra. Ecco, questa è la classica giocata. Comunque vediamo un Hamzic che discute un po' troppo con l'arbitro, vediamo fino a quando l'arbitro gli concede queste discussioni che portano a niente, perché la pallamano è uno sport duro. A proposito, vediamo che il Bolzano ha 17 minuti del secondo tempo, si ritrova in parità contro il Siena, 27 pari. Anche il Siena è una squadra che lotta ancora per il terzo posto. Il Cingoli che perde in casa per 22 a 19 al 17esimo minuto del secondo tempo. E qua Nelson dirige tutto. E con una bella idea in attacco il Conversano si riporta a più 4, e adesso già incomincia a diventare un po' difficile. Time out per noi, un minuto di intervallo. Time out. Quasi 10 minuti, la squadra dell'Eppan riprende la partita dopo il time out chiesto dal mister Sigi Prentki, sempre con Oberauch lì al centro che smista i palloni. Vediamo se riescono a cercare di portare i giocatori di maggior calibro al tiro. Vede questo passaggio uno contro uno, Starolis adesso che non va al tiro, va al tiro Anniklas che spara e prende in faccia, penso l'abbia preso in faccia di Giandomenico, il portiere del Conversano, però sperando per lui che possa tornare in partita subito. Ecco, si rialza il portiere, prende un po' di applausi da quei pochi spettatori che ci sono. Altro tiro buttato via dall'Eppan, purtroppo. Altro tiro buttato via dall'Eppan, che adesso si ritrova sotto per 7-3.
E adesso la difesa dell'Eppan deve lavorare molto, ma molto di più come prima, perché ha regalato una marea di palloni alla squadra pugliese che non si è fatta pregare per niente per cercare di fare questi gol. Ecco, con Giannoccoro al pivot, Radovcic al centro. E qua hanno sbagliato tutto in difesa, qua Giannoccoro si va a prendere un bellissimo rigore e Semikov purtroppo in difesa ha giocato male in questa maniera, perché se il pivot prende palla se ne va dall'altra parte e fa gol o prende i 7 metri. Bisogna pulire il campo. Radovcic che va a fare il gol o va a fare il rigore. E Christian ci mette la pezza e li nega l'ottavo gol. Speriamo adesso che la squadra dell'Eppan si svegli dopo questo, con questa parata di Christian che ha negato il gol a Radovcic. Ancora adesso i gialloblu in attacco. Con Starolis ai terzini con Semikov, però la palla deve andare molto più velocemente e deve cercare di chiudere tutti gli spazi bene. Questo attacco veloce ancora per l'Eppan ed entrata e rigore e 2 minuti per Lupo. E qua ci stava tutto, un'entrata di Jan Niklas che è andato ad cercare lo spazio che si è creato davanti a lui. Lupo non è riuscito a chiudere gli spazi e ha preso una sanzione per 2 minuti decretato dagli 2 arbitri. Anche qua ci sono delle discussioni che non portano a niente, perché è una regola sacrosanta. E si accinge Starolis a battere il rigore. E fa gol e porta in vantaggio e porta il Leppan sul 7-5. Andiamo conversando con Rossetto all'ala destra, Nelson, terzino De Giorgio, centrale Amzic e Radovcic con Umberto Giannoccaro al pivot. Adesso c'è una nuova idea di Radovcic, entrata di De Giorgio, e qua hanno dormito in 3 lì in difesa purtroppo per l'Eppan. È stato un gol provato in allenamento sicuramente. Non è una invenzione, questa era un'idea che è stata portata a fine da De Giorgio, un ragazzo molto giovane, un ragazzo molto veloce in testa. E qua ci vogliono adesso i tiri da fuori, anche se sbaglia, comunque ci vogliono i tiri da fuori, altrimenti le combinazioni in difesa del Conversano sono troppo forti per andare a giocarsi piccolo giochino con il pivot. Bisogna assolutamente tirare da fuori e ci aspetteremo naturalmente anche qualche tiro di Semikov, che fino adesso si è tirato indietro. Altro sistema uguale, adesso arriva Nelson largo con Amzic che va lì e con un Rossetto che fa un Kempa dalla parte destra e si mette male la partita. Fino adesso la squadra del Pan sembra paralizzata da questa squadra pugliese che non fa niente di particolare, ma si diverte in campo e tutti i ragazzi si ritrovano e hanno fatto vedere di che stazza sono, e c'è una grande differenza dal punto di vista della tecnica, della tattica, da entrambe le squadre. Comunque è entrata adesso con Ratko Starcevic, si prende altri 2 minuti
Lupo che non ci crede, che è già la seconda volta che deve uscire, pensa che lui ha ammesso che è stato un altro che ha fatto lo sbaglio. Comunque l'arbitro gli dà i 2 minuti e basta. Ecco, adesso l'Eppa si ritrova in vantaggio numerico e deve assolutamente cercare di tirare in larghezza la squadra del Conversano, che si muove comunque molto molto bene. Con Rossetto in difesa. E sbaglio di un passaggio di Jan Niklas, pallone perso malamente. Adesso Tarafino opta per l'extra player empty goal, significa che gioca con 6 giocatori in campo, lasciando la porta sguarnita per questi 2 minuti. De Giorgio che chiama tutto, Hamzic. E secondo errore di Widenhofer su De Giorgio, che entra sempre verso il centro. Oh, finalmente un bel attacco di Ratko Starcevic, che cerca suo compagno Dragan Slevcevic al pivot e gli fa veramente un bel passaggio schiacciato e porta la squadra dell'Eppan a 5 punti realizzati contro però i 10 del Cassano. Sono già 5 di, punti di differenza. E con tutta calma il Conversano adesso fa giocare tutti i suoi giocatori. Nelson con la palla, De Giorgio anche ancora e cerca di entrare e in questo caso non ci riesce perché quel Ratko è un armadio che non lo fa passare. Passaggio a Rossetto, Nelson e parata di Christian Raffl, controattacco adesso veloce con Ratko Starcevic, che però invece di passare la palla al suo compagno va a fare i 3 passi, anzi fa 4 passi, pallone perso. Adesso abbiamo Ricci, secondo me 5 tiri e 5-6 errori tecnici da parte dell'Eppan. Non capisco questi errori, perché è una partita dove devi dare il massimo, c'è un nervosismo in campo, abbiamo cambiato anche Starolis che si tira indietro, adesso c'è Ratko Starcevic, però qualcuno deve trascinare questa squadra, se no il risultato non può esserci e non ci sarà. Ecco, la partita sarà ancora lunga, però 6 gol sono 6 gol, anche qua adesso con Semenkov che incomincia a giocare da solo non va bene. Questi sono 2 minuti per il numero 27 del Conversano. Qua ci stanno pure questi, sono già la terza volta che il Conversano prende i 2 minuti, adesso con il numero 27 che deve uscire. Si tratta di Rosso, che deve prendere parte sulla panchina dei puniti e mister Tarafino gli dice di dover star zitto e di non parlare troppo perché ci stanno i 2 minuti. Altro attacco in sovranumero per l'Eppan e si fa parare un ulteriore tiro. Starcevic, fortissimo il portiere del Conversano in questa fase di gioco, fortissimo,
e qua lì al centro non va niente, perché tanto chiudono tutti gli sbarchi al centro e non si gioca con le ali, forse adesso. E qua c'è un tiro schiacciato per terra che va a finire fuori, male per Leppan, bene per il Conversano che controlla alla grande questa partita. E entra per il Conversano i Sciorci al pivot e prende il posto di Giannoccaro, numero 6, e prende il time out. Adesso Sandro Tarafino, un minuto di intervallo per noi. Bene, risultato 11-5 per il Conversano, si riprende la partita a 18 minuti e 30 del primo tempo. Fino adesso abbiamo visto una squadra blasonata del Conversano che ha giocato molto bene, ha sfruttato tutte le problematiche che sono nate dal punto di vista della difesa. Qua entra De Giorgio e si prende due minuti si prende adesso Dragan Slepcevic. Anche questo è stato un piccolo schemina, un piccolo idea che ultimamente già è stato visto da parte del Conversano, dove che su palla ferma attaccano subito degli spazi liberi per cercare di fare gol oppure di cercare di prendere il rigore. Nelson contro Christian, vediamo, lotta. E ha vinto di nuovo Christian, anche con Nelson. Nelson che solitamente è un giocatore che non si fa pregare a fare i gol in difesa, cioè sui rigori, è stato castigato da Christian, meno male, altrimenti la squadra del Conversano sarebbe già a 13 punti, 11-5, adesso bisogna riprendere, ma velocemente alla grande, palloni un po' di qua, un po' di là. Entrata di Jan Niklas, e anche qua ci potevano stare i due minuti tra Hamsic e Sorsi, però il Conversano chiude molto bene gli spazi anche su questi palloni un po' bruttini da parte dell'Eppan, e paratona di Gian Domenico su Strazevic, che però non era in grado di tirare la palla in velocità ma solamente con la forza. Esce con un piccolo infortunio il 39 Hamsic ed entra Lupo ed è Giorgio di nuovo al centro. Leppan adesso in 5 in difesa ancora, e qua sbaglia Sorsi con un passaggio fantastico di suo compagno. Anche il Conversano sta incominciando a perdere qualche pallone, ma Leppan non riesce a trarne vantaggio di questo momento un po'
un po' ibrido, entra di nuovo Slepcevic al pivot, Starcevic, e qua c'era lo sfondamento di Jan Niklas declarato del portiere dell'arbitro. Entra di nuovo Branch in difesa. Ricci, dopo un avvio diciamo di partita abbastanza elettrizzante, veloce, interessante da vedere, la partita si è un po' addormentata. Sì, si è spenta un po'. Il Conversano punisce tutto e tutti, e vediamo che riescono a entrare facilmente nella difesa dell'Eppan. Dovremo nel secondo tempo cercare di aumentare al massimo questa difesa, se no non si fa niente contro il Conversano. Anche questo, l'arbitro qui diciamo dà un 7 metri giusto, però anche l'attaccante era già in area, e per cui forse adesso qualche aiutino per i 2 minuti che hanno dato prima ci è stato. Ecco, è stata la terza parata di Christian sul rigore, comunque rimpallo per Radovcic, positivo per lui, per cui risultato momentaneo 12-5 per il Conversano. Adesso si sono aperti veramente dei grandi varchi dal punto di vista del risultato, sono 7 gol di differenza, e l'Eppan deve comunque adesso iniziare a fare gol e a macinare gioco, ma vediamo che la squadra non è ben messa in campo. Anche qua è stato sbagliato, anche qua si sbaglia troppo. Jan Niklas questa sera purtroppo non riesce a sciorinare il suo gioco che ha fatto nelle ultime partite. Forse ci sarebbe un attimino anche la possibilità di dare un cambio o qualcosina, perché il mister Prentke deve assolutamente adesso cercare di dare dei spunti nuovi, delle idee nuove, e portare forse anche qualche ragazzo nuovo. Così andando avanti, così non va bene, non va bene. Ecco, poi ci stanno anche questi palloni rimpallati da un ottimo Christian, che provano sempre poi a finire nelle mani del Conversano. Si riporta a più 8 dopo 23 minuti abbondanti della prima fase di questa partita. Adesso Ratko al centro, con Starolis al centro che si è spostato. Però non è più la squadra fluidificante, la squadra veloce che abbiamo visto nelle ultime uscite. Purtroppo questo ci sta bene, e meno male che adesso c'è un gol di Widenhofer, che con un tiro schiacciato per terra non ha dato scampo al portiere della nazionale italiana. Controattacco intanto. Purtroppo c'è il palo che dice no a Starcevic, che in questa situazione era veramente un bel attacco. Vediamo che a un minuto dalla fine c'è il Siracusa che è ancora in vantaggio per un gol contro il Cingoli fuori casa. Questo naturalmente per noi ad Appiano sarebbe un'ottima cosa. Comunque la partita non è finita, il Merano perde in casa per 13-12 contro il Fasano, e niente, altro gol. Comunque la squadra dell'Eppan sembra veramente, ma veramente spenta questa sera, cioè no, è irriconoscibile dopo le ultime uscite. Veramente irriconoscibile sul risultato di 14-6. Sembra già che la squadra abbia
chiuso con questa partita e sta sbagliando, perché in un tempo si può ancora fare tanto, anche se contro una squadra del genere sarà molto difficile. Comunque deve assolutamente ritrovare il ritmo di gioco, deve trovare l'equilibrio giusto e deve assolutamente cercare di fare lavorare la difesa del Cassano, del Conversano, in un'altra maniera. Oh, adesso meno male che c'è Starolis, che con uno dei suoi bombe riesce a portare a 7 i gol dell'Eppan. Adesso vediamo che c'è Singer che fa il centro avanti cercando di rompere un po' la velocità palla della squadra del Conversano. Vediamo come il Conversano adesso reagisce su questo cambiamento di difesa, con Lupo De Giorgio che fa il passaggio schiacciato al pivot, ancora Singer lì davanti. Entrata secondo pivot, Singer va su De Giorgio come fisso, Lupo al centro, Rosso, e la palla non va a finire al pivot. È cambiato qualcosina in fase di difensiva dell'Eppan, speriamo per la squadra di casa in bene. Comunque Lupo, palla persa, altro attacco dell'Eppan con Singer che va a fare il 14-8. E qua l'arbitro decreta un rigore, secondo me un po' ibrido, comunque ci poteva stare, niente, altro rigore che vediamo chi adesso va a tirare, perché Christian fino adesso c'è Rosetto che cerca la sua fortuna contro Christian. E lo trova, la fortuna la trova e porta 15-8 la squadra del Conversano. L'Eppan ancora sempre con al centro con Ratko e con Oberauch al terzino destro. Il russo Seminkov è da una quindicina di minuti che non si vede più in campo per ragioni tecniche, tattiche, non lo so. Comunque adesso Janik che va al centro, cambio direzione e palla persa, e vai con il Conversano che fa gol con Rossetto molto ma molto facilmente. L'Eppan sembra una squadra spenta questa sera, l'Eppan non ritrova il gioco che ha fatto vedere nelle ultime partite di campionato, purtroppo, anche perché tutte le partite oramai sono delle finali. Entrata secondo pivot, sale anche Starolis e con la sua bordata da fuori porta a 9 i punti per la squadra gialloblu. A 20 secondi dalla fine del primo tempo, risultato 16-9. De Giorgio che orchestra la squadra pugliese con Rossetto, Lupo che gioca l'uno contro uno, e De Giorgio entra facilmente con la sua velocità di gambe che ha. Ci sentiamo tra un quarto d'ora, signori e signori, sul risultato 17-9 per il Conversano.
bite. Woo! Give me a bite. Woo! Thank you.
Ecco, la squadra e le squadre riprendono questo secondo tempo. Parliamo della partita dell'Eppan a Piano contro la prima classificata, il Conversano, dopo un primo tempo scandaloso da parte della squadra di casa, che è sotto di 9 a 17. Vediamo se la squadra dell'Eppan rientra in partita. Sarà molto molto difficile, perché il risultato è già abbastanza netto, sono 8 punti di vantaggio per la squadra pugliese, e come conosco la squadra allenata di Tarafino, non si farà pregare a portare a casa i 2 punti. Comunque ci aspettiamo un secondo tempo diverso, un secondo diverso dal primo, almeno dal punto di vista della morale della squadra. Comunque passaggio di nuovo a Rossetto, che va a fare il suo ennesimo gol all'ala destra, e niente, sempre 6-0 per il Conversano, con Starcevic adesso al centro. È tornato di nuovo in campo Semikov, tiro telefonato da parte di Starolis, che non ha portato niente. Grande parata del portiere di Giandomenico Pasqualino, e il Conversano si ritrova di nuovo con Sciorci, Nelson, Rossetto, e De Giorgio, Hamzic e Radovcic dall'altra parte sul sinistra. Palla molto veloce da parte del Conversano, l'Eppan deve chiudere gli spazi dietro. Parata di Christian, vediamo se l'Eppan riesca ad andare in controattacco. Non ce la fa, perché Starcevic cambia tutto, Singer, e si fa parare un tiro dal portiere del Conversano. Controattacco e gol di Radovcic, e oramai a 19-9. Ricci, come andiamo? Stiamo andando sulla stessa scia del primo tempo, mi sa, giusto? Giusto, Otto. Il Conversano qui fa vedere per quale motivo è prima, e l'Eppan fa vedere per quale motivo è in zona retrocessione. Purtroppo oggi questa partita non ha ancora avuto nessun buon auspicio per l'Eppan. Vediamo se in questi ultimi 27 minuti c'è una reazione. Mi aspetto una reazione forte, perché è una partita troppo moscia. Ecco, palla persa per l'Eppan in attacco su questo passaggio al pivot. Altro pallone perso, hanno lavorato molto bene in difesa. E adesso si ritrova in attacco, Singer cerca di stare lì davanti ad far andare più piano la palla. Comunque Nelson cerca la combinazione con il pivot, Christian para un altro pallone sull'ala destra, e questa volta Singer fa il suo gol all'ala destra e porta almeno a 10 punti del Pan. Fallo su Nelson da parte di Singer. Non si comprendono molto bene in questa fase i giocatori del Conversano. Comunque Nelson ancora uno contro uno, e 2 minuti per Widenhofer sul fallo di Rossetto. Non opta per l'empty goal mister Prentke, per cui
Leppan si ritrova in svantaggio numerico in attacco con Starolis che va al centro, pallone a Starcevic, altra palla persa, Nelson che ha la palla, velocissimi, Rossetto, e gol facile ancora per Rosso che va a portare il risultato sul 21-10. Irriconoscibile la squadra dell'Eppan in questa sera. Adesso proviamo con Santinelli al centro al posto di Starcevic. E il primo tiro che ha fatto Semenkov è stata preda del portiere, facilmente preda del portiere del Conversano che si è messo la sua manona. Anche lui questa sera troppo sottotono, non ha fatto ancora vedere di che stazza potrebbe essere. Purtroppo per l'Eppan vengono a mancare i suoi tiri questa sera. Ancora Nelson, Rossetto, De Giorgio, Hamzic, ed è facile gol anche per Hamzic. Veramente Ricci, brutta da vedere questa partita dal punto di vista dell'Eppan. Ma sì, poca reazione in difesa, auto, non possiamo farli giocare come vogliono. Purtroppo sembra che oggi la squadra di casa faccia una partita amichevole di preparazione. Non è così. Per lottare fino in fondo ci vorrebbe tutt'altro. Altro pallone perso, invece di andare al tiro è stato perso la palla. Controattacco veloce di nuovo dei Verdi. Anche Starolis in questo caso doveva alzarsi prima invece di cercare di giocare l'uno contro uno, e ha perso pallone malamente. E la squadra dell'Eppan si ritrova ancora in difesa. Con De Giorgio che vuole cercare il passaggio al pivot che però non va. Ancora Hamzic che si alza, Hamzic che continua, Rossetto che viene al centro, ancora Rossetto, pallone perso, anzi parata di Christian, ma la squadra dell'Eppan non va in velocità, va piano e perde un altro pallone. No, non è possibile, guarda, da tirare fuori tutti dal campo e fare un reset totale, perché qua è la più brutta partita, Ricci, che abbiamo visto fino adesso dal punto di vista proprio dell'approccio, della mentalità e anche della tecnica. È indescrivibile gli errori tecnici che facciamo, palle perse senza che riusciamo a prenderle, però adesso si cambia il pallone, sembra che qualcosa non vada, però comunque va per il Conversano e pertanto sicuramente non è solo colpa del pallone. Ecco, si attacca con Santinelli, Branch. Oh, meno male, un bel tiro di Slečević che ha preso un pallone di Semenkov. Time out per pulire il campo. Semenkov si è fatto male un attimino al piede, come si vede. Entra al posto suo Starcevic e adesso l'Eppan deve assolutamente cercare di lottare fino alla fine, almeno per non uscire da questa partita in una maniera molto molto male. Intanto è stato cambiato il portiere dell'Eppan, è entrato Bortolotta al posto di Christian, che nulla ha potuto fare contro questi tiri del Conversano.
anche perché non è stato aiutato dalla sua propria difesa. Vediamo con Bortolotta adesso se cambia qualcosina. Sarà difficile perché Hannes Lang non riesce a chiudere su Rossetto. Altro punto per il Conversano. Branch adesso al centro dell'attacco con Santinelli al terzino sinistro. Sono entrambi i giocatori da fuori, sia Semikov che Starolis, che non sono più in campo. Si gioca con i giocatori locali e Branch va a sparare sopra la porta e niente di fatto ancora. E Bortolotti incide molto di più la difesa, non vuole prendere tutti questi gol facili con Nelson adesso, che fa tutto da solo, si alza dai 8,5 metri, non c'è contatto, non ci sono falli, non c'è niente. Proprio una squadra che è entrata in campo questa sera pensando di vincere la partita facilmente, invece si ritrova sotto di 14 gol a 10 minuti dall'inizio del secondo tempo, e se va avanti così sarà una batosta incredibile, incredibile, mai vista qua da Piano. E Santinelli con una sua invenzione tira un gol sul palo lungo di Giandomenico, che si arrabbia un po' con i suoi compagni che stanno lì davanti, che non ha fatto il muro. Nove metri per il Conversano, anche se si sono mossi bene adesso i giocatori della Piano, si sono mossi meglio, chiama lo schema De Giorgio con il pugno, si alza Radovcic che va verso il centro, blocca tutto De Giorgio, Andzic, ancora Nelson, passaggio lungo, passaggio al pivot, e qua ci stanno i due minuti per Starcevic, che ha tirato la maglietta al pivot. Ciorsi, è tutto facile per il Conversano questa sera. Sono venuti a prendersi questi due punti facilmente. Entrato anche Morandel, adesso Sigi Prentke incomincia a far giocare tutti i suoi giocatori, anche in virtù di questo gap pazzesco di risultato. Sono tutte esperienze che valgono tanto per i giocatori che solitamente giocano pochissimo. Diamo un Bernd Morandel all'ala sinistra e un bel tiro di Branch che però va a infrangersi sul palo. Tutto bene per il Conversano che incomincia pian pianino, non ha né fretta né niente. Lepan si ritrova con un compagno di meno per i due minuti sanzionati prima. Ancora Nelson, Rossetto, De Giorgio ed entrata di Nelson su un blocco secondo me irregolare di Sciorsi. Comunque gol dato a Nelson, 27-12 dopo 13 minuti del secondo tempo.
errori tecnici di qua e di là, una cosa pazzesca, palloni non presi, controattacchi veloci, gol facili. È così che una squadra campione del mondo, cioè non campione del mondo, campione d'Italia, deve giocare, e che gioca fino alla fine, non regala niente in questa partita. L'allenatore rimane sempre con più o meno gli stessi giocatori in campo. Entra anche il capitano adesso dell'Eppan, altra palla persa. Altra palla persa, insomma, nell'arco di 5 secondi l'Eppan è riuscito a perdere due palloni. E la partita va via. Adesso il passivo, sotto passivo il Conversano. E Lupo Rosso va a sbagliare il tiro da fuori. Adesso Tarafino chiede di fare la 5-1 a Radovcic, che si mette lì davanti con Amzic che fa il centro dietro, e Rosso e Sorsi ai secondi. L'arbitro non ha visto niente, palla al Conversano, si riprende come prima, anche il Conversano ha cambiato il proprio portiere, è entrato al posto di Gian Domenico, è entrato il secondo portiere Di Caro. Sempre ancora Hamzic. E qua veramente fa tutto da solo De Giorgio, l'ha fatto già nel primo tempo, è un ragazzo che nell'uno contro uno è molto forte, ha delle gambe molto veloci e ha una voglia di andare a fare gol pazzesca, è veramente un ottimo giocatore che adesso deve fare anche il centro avanti al posto di Radovcic. Ancora Santinelli, adesso è rientrato Starolis nelle file dell'Eppan, e anche Sepp Mattias alla destra, un ragazzo delle nostre giovanili, è entrato a fare parte della squadra. Gol di Santinelli che ci mette un po' una pezza. Adesso c'è Sepp Mattias che fa il centro avanti al posto di Singer che è uscito. Il mister Prentke fa giocare adesso tutti i giocatori come giusto che sia con questo risultato. Tanto non cambia niente. Ed entrata a pivot di Rossetto, e con un passaggio di Lupo è potuto andare al tiro facilmente. Altro momento di pausa perché il pallone si è bagnato. Ecco, si riprende con la palla a Pirkerandi. Thank you.
Ancora un tiro di Santinelli che va però al muro, angolo. E un ulteriore tiro sbagliato di Santinelli, che vuole anche cercare di prendersi un 7 metri che però l'arbitro non glielo dà. Momentaneamente veramente la squadra non gioca più come squadra, ognuno pensa un po' a giocare per se stesso, e male, perché questa partita è diventata una partita di allenamento per i prossimi due uscite da parte dell'Eppan, che sono poi fondamentali per quanto riguarda la salvezza. La prossima partita è la partita fuori casa contro il Cassano, giusto Ricci? E lì la squadra deve prendere i due punti assolutamente per poi andare a giocarsi la partita chiave del campionato contro il Cingoli. Intanto Sepp si è preso una piccola rivincita dal punto di vista che non ha mai giocato quest'anno. Ha preso palla lì davanti, ha fatto un contropiede veloce, molto bello per lui, sicuramente dal punto di vista motivazionale è molto buono per lui. Dall'altra parte il Conversano che incomincia di nuovo la sua partita, ed entra Sorsi come secondo pivot, ben bloccato da parte di Bernd Morandel. Almeno adesso vediamo una squadra Leppan che lotta un po' di più, anche se il risultato ormai è già andato. Qua Sorsi ha preso un colpo, non si sa da chi. Tutto fermo. Ecco, si riprende con Rosso che ha la palla. Entra Sciorci al secondo pivot. Palla all'ala. E questa volta Bortolot dice di no all'ala sinistra. Ancora Leppan adesso che cerca di fare qualche gol. Ma così non va bene, perché Santinelli era troppo vicino alla difesa. Palla di nuovo per il Conversano. Ricci, è una partita bruttissima, giusto? Sì, diciamo che Leppan qui gioca come se fosse veramente un allenamento. Il Conversano già nel primo tempo ha pianificato il risultato finale. Ecco, un bel passaggio almeno di Santinelli su Sepp, che adesso raddoppia il suo bottino e lo porta a due. Questo giovane ragazzo che tutto l'anno in allenamento e ha giocato pochissimo, almeno si prende questi due gol che ha fatto contro la squadra del Conversano. E l'unica nota positiva della serata. E Sciorci si va a prendere il buon tiro di contropiede anche di Bortolot. Rosso con un cambio di direzione lascia stare in piedi entrambi i giocatori, finta l'entrata verso l'esterno, poi va verso l'interno, e Starolis che Santinelli sono rimasti fermi. Risultato 31-15 a 8 minuti dalla fine, un risultato che è sacrosanto. Il Conversano merita
questo risultato perché ha giocato in un'altra maniera, è logico che ha anche un altro roster, però non è il roster, è proprio la voglia di vincere questa partita che ha fatto vedere dall'inizio alla fine. E qua adesso sono solamente delle piccolezze, adesso deve uscire per due minuti di nuovo Lupo, penso. Dovrebbe essere cartellino rosso per tre esclusioni. Infatti si è lamentato perché dice stavo per cadere e mi hanno buttato la palla sul piede. Un po' di ragione ce l'ha anche Otto. Sì. Cioè, qui essere così fiscali alla fine con un risultato del genere, magari potevano anche evitarlo. Secondo me sì, anche per il Lupo è un ragazzo molto, molto positivo. È un ragazzo anche che... se si chiama Lupo comunque sì, in campo si vede, ma come persona chiaramente è più che squisita. Vabbè, non si riesce a capire perché. Ecco, adesso finalmente la squadra riprende a giocare e il Conversano si ritrova in 5 contro 6 dei gialli. Stacevic, Seminkov e palla persa di Morandel. Poteva fare un altro tiro, questo non era un tiro da un'ala, poteva buttarsi dentro, aspettare un po', anche perché poteva anche lui mettersi dentro nella lista di quei pochi che sono riusciti a fare un gol contro la squadra del Conversano. E qua ha sbagliato tutto dall'altra parte. Sì, ha sbagliato Stacevic, perché non può arrivare la palla al pivot in una maniera del genere. Basta solamente con la sua altezza che ha cercare di andare sul pallone e non di fare un fallo da dietro. Ulteriore pallone sbagliato, ma non può fare Starolis un passaggio del genere sulla schiena del pur bravissimo ragazzo giovane Sepp. Non lo può fare perché ha avuto grossi problemi di orientamento, per cui palla persa, ulteriore palla persa sul risultato di 32-15. E anche adesso il Conversano gioca con dei ragazzi giovani in campo, è naturale che tutti adesso vogliono far vedere che hanno dei giocatori in panchina che hanno giocato poco. C'è ancora Umberto in campo con De Giorgio, poi dalla destra abbiamo Pignataro e Sciorci. Rosso con la palla e gli dà sfondamento, stranamente niente di fatto. Questa è la palla buttata via di Santinelli, un ulteriore errore. Non so se avessi fatto la lista saremmo a una cinquantina di errori, non lo so io, ma non so, cioè, possiamo anche buttarla fuori dal campo la palla così. Manca proprio la concentrazione oggi, purtroppo è una partita da dimenticare Otto, ce ne sarà un'altra sabato a Cassano, però chiaramente
la squadra o reagisce, se no sarà difficile portare a casa ancora un risultato in questa stagione. Errore tecnico ancora, anche perché la difesa si muove molto molto bene. Quello che manca questa sera sono i tiri da fuori. I tiri da fuori mancano e le combinazioni con il pivot manca tutto, soprattutto anche la difesa. Manca proprio l'idea di giocare contro una squadra del genere che ha in sé soprattutto... la qualità di sbagliare pochissimo, di entrare in tutti gli spazi che trovano i giocatori in campo. Anche qua si vede bene, questo è uno sfondamento, parata comunque, palla al capitano, palla a Bortolot. Ennesimo pallone buttato oggi via. Oggi Starolis proprio non so che avrà perso 6-7 palloni che gli sono sfuggiti dalla mano, cioè sì. Veramente fuori completamente. Comunque niente, Otto, da dimenticare, abbiamo perso contro una squadra blasonata, però abbiamo perso male e perso comunque. È sempre quello, e per cui i due punti vanno a Conversano, non dobbiamo neanche discutere meritati o meno, il risultato è secco e pertanto niente, ci sentiremo ancora per la settimana prossima. Sì, peccato, perché Ricci, noi abbiamo fatto un'ottima partita contro il Fondi, poi abbiamo vinto a Siena, poi abbiamo vinto in casa con il Bolzano, giusto? Non abbiamo sfigurato per niente a Sassari, ok? Sì, infatti questa partita oggi non me l'aspettavo, mi aspettavo chiaramente un risultato difficile per l'Eppan, però 32-16 non è un risultato... E pertanto niente, Otto, da dimenticare, qualche giovane ha fatto un po' di esperienza, per fortuna abbiamo un Sepp che ha fatto 3 gol, e giovane del nostro vivaio, ti dico, l'unica nota positiva di questa serata, e grazie a tutti quelli che ci hanno guardato al teleschermo, e niente, Otto, la missione salvezza prosegue la prossima settimana sul difficile campo del Cassano. Giusto, e lì se l'Eppan vuole cercare di stare in A1, il Cassano. Peccato, Otto, perché l'ultima partita in casa di questa stagione poteva essere qualcosa di meglio, ma è andata così. È andata così, adesso diventa molto molto facile, molto difficile cercare di rimanere in A1, perché sappiamo che il Cassano non regala niente. E sappiamo che poi anche il Cingoli in casa, con l'acqua alla gola che ha fatto stasera un pari contro il Siracusa, e per cui il Cingoli è venuto a un punto da noi, giusto? Certamente, per cui vediamo se quella Cingoli sarà quella decisiva, ma comunque prima dovremo vincere a Cassano e poi si faranno i conti, perché abbiamo anche un turno di riposo, Otto, dove altre squadre intanto fanno punti, e per cui forse non bastano neanche le 2 vittorie, parliamo di cose matematiche chiaramente, però l'Eppan, mi dispiace, oggi proprio non c'era, nonostante che abbiamo fatto delle partite buone negli ultimi tempi, purtroppo oggi siamo caduti in un buco e il risultato è proprio quello. Bene, a tutti i palamanari lì al PC, da Eppan a Piano, un cordiale saluto, una buona domenica per domani. E purtroppo non ci sentiamo più, perché questa era l'ultima partita di quest'anno in casa, sperando
di risentirci l'anno prossimo. Vediamo, io ho dato il mio meglio con mio fratello, sempre. Ecco, eravamo i Blues Brothers quasi qui negli alti e bassi che era la stagione, e oggi siamo caduti abbastanza in basso, ma speriamo di riprenderci la prossima settimana. Grazie Otto per le tue parole durante tutto l'anno, la tua presenza, più ogni tanto da tecnico che da commentatore, ma comunque speriamo che vi siate divertiti, e a risentirci alla prossima stagione. Speriamo che esserci di nuovo in Serie A Beretta. Buona serata a tutti e alla prossima stagione. Grazie, grazie di tutto e arrivederla.
Allora, davanti alla telecamera ho il mister del Conversano, Alessandro Tarafino. Una partita a senso unico. Sì, è andata così, ma ovviamente all'inizio non lo sapevamo come poteva andare e siamo stati bravissimi. Ora noi ovviamente giochiamo tutte queste partite come fossero i nostri playoff, anche se quest'anno non ci sono, ma questi in realtà sono i nostri playoff e quindi entriamo sempre in campo con la giusta voglia, determinazione per portarci a casa il risultato. Sono partite importantissime per noi e ovviamente stiamo vedendo il nostro sogno vicino e cerchiamo di fare il massimo. Dopo le ultime uscite dell'Eppan, ti aspettavi una squadra forse magari più attrezzata o più motivata? Sicuramente sì, ho visto ottime partite dell'Eppan ultimamente, ha fatto una buona gara interna contro il Bolzano, ha giocato bene anche a Sassari, ha sfiorato anche il colpaccio, quindi eravamo molto preoccupati e molto in tensione per questa partita. Ovviamente cerca i punti salvezza, quindi era importante anche per loro trovare la matematica, no, salvezza, e quindi ovviamente si è messa bene dall'inizio la partita e poi per l'Eper è stato più difficile cercare di recuperare. Allora, un altro tassello per lo scudetto, giusto, questa sera? Sì, io questa parola non la voglio dire perché comunque dobbiamo pensare partita dopo partita. Abbiamo già mercoledì una gara importante in casa contro il Bolzano. È importante adesso, anche oggi siamo riusciti a far ruotare tutta la squadra per tenere freschi anche tutti quanti i giocatori. Dobbiamo cercare di recuperare e entrare alla stessa maniera anche mercoledì. Signor Tarafino, ti auguro tutto il bene per tutto, ok? Sei uno anche dei voi grandi allenatori, hai una società che ti copre anche le spalle. Tutto bene per il futuro e mi auguro che vinci il campionato perché te lo meriti, si merita la società e i tuoi giocatori. Grazie di tutto, grazie. Speriamo per noi di rivederci l'anno prossimo. Sicuramente, grazie a voi per la sportività che dimostrate e in bocca al lupo anche a voi per la salvezza. Grazie di tutto, buonasera. Grazie. Buonasera, davanti alla telecronaca, cioè alla telecamera ho il capitano, ex capitano però infortunato dell'Eppan, Moritz Pircher. Tu da spettatore fuori, come hai visto questa partita questa sera? Vedere una partita da giocatore è sempre difficile, però stasera è diventato ancora più difficile perché una partita così, vederla così è molto difficile. Una piano così sembrava spenta e senza voglia, senza niente. Ovviamente conversando con ottimi giocatori hanno fatto molto bene, però mi aspettavo molto molto di più della nostra squadra. Su cos'è che ha sbagliato di più la piano in questa sera? Secondo me l'aggressività in difesa e la velocità in contrattacco, perché sembrava tutto un po' lento, tutto un po' come un amichevole. Peccato, perché adesso per quanto riguarda la salvezza sarà dura. Quante partite mancano? Ci mancano ancora due partite,
La prima contro Cassano, che Cassano sappiamo tutti che è un'ottima squadra e diventerà difficile, poi speriamo che non va tutta l'ultima partita contro il Cingoli fuori casa, per giocare per la salvezza è sempre difficile. Io spero vivamente di rivederti l'anno prossimo con Leppan in A1 e di rivederti in campo, va bene? So che tu fai un grandissimo lavoro di fisioterapia e di potenziamento del tuo corpo, manchi alla squadra, questo lo sappiamo, e ti faccio i miei migliori auguri per il tuo proseguimento del tuo lavoro, Moritz. Grazie. E speriamo di rivederci l'anno prossimo in A1. Speriamo, sì. Grazie. Speriamo tutto. Ja, guten Abend. Nach diesem Spiel zwischen Eppan und Conversano habe ich mir die Erlaubnis geholt, den Kapitän der Mannschaft herzuholen. Er ist zwar nicht der Kapitän am Spielfeld, weil er ja noch verletzt ist. Moritz Bücher. Moritz, wie hast du heute diese Niederlage gesehen? Verlieren ist allem schlimm. So verlieren ist noch viel schlimmer. Weil man einfach, jeder von uns weiß, dass man viel, viel mehr geben hätten können. Also unsere Mannschaft ist besser und so verlieren tut einfach weh. Aber dann haben wir live verloren. Ob mit einem Tor oder mit 20 Toren verliert man. Aber wir müssen live weiter schauen und die nächsten zwei Spiele noch punkten, dass wir einfach ins Retten können. Ja, es ist schade, weil ich habe das ja die letzten Spiele auch angeschaut. Zum Beispiel haben wir ja wunderbare Spiele geliefert in Siena. Wir haben dann auch hier gegen Bozen gewonnen, gegen Fondi haben wir gewonnen. Und es war schon ein Auftrieb zu erkennen. Und dieser Auftrieb und diese neu entfachte, sagen wir mal so, Freude, die ist heute sofort erloschen worden. War die Mannschaft von Conversano zu schwach oder an was hat es überhaupt gelegen? Also die Mannschaft von Conversano ist sicherlich eine von den Besten oder die Beste, wie auch die Tabelle sagt. Also sie haben es ihnen sicher nicht leicht gemacht, sie haben alles gegeben. Und sie hat sich auch nach 10 Minuten schon ausgestellt, dass wir wenig Chancen haben, aber vielleicht mit der besseren Einstellung und mit mehr Kampfgeist hätte man auch mehr ausholen können, dass es bis zum Schluss spannend bleibt und in den letzten Minuten kann viel passieren. Aber wenn man zur Halbzeit schon so weit hinten ist, ist es schwierig. Ja, letzte Frage. Wird Eppan im nächsten Jahr in der A1 wieder spielen? Für mich ein klares Ja. Ja. Also die Mannschaft, auch wenn man es heute vielleicht nicht gesehen hat, ist motiviert, hat die Qualitäten und wird es in den nächsten zwei Spielen noch sicher unter Beweis stellen, dass wir nächstes Jahr eine gute A1 spielen. Tja, gut, dann nehmen wir diese positiven Valenzen mit fürs nächste Spiel. Ich bedanke mich bei Moritz Bircher, dem Kapitän von Handballclub Eppan Sparer, und wir sehen uns beim nächsten Mal vor der Kamera. Dankeschön. Danke. Und auf Wiederhören. Genau.